siamo spostati nella sala da pranzo, dove si pranza ovviamente, ma non è una cosa scontata, visto che molto spesso si mangia un po' al volo d'estate e non è salutare. Siamo con la dottoressa Fornaciari, la dietista di fiducia, che così ci dà dei consigli nelle nostre puntate su cosa mangiare. Ecco, d'estate, cosa mangiare? Qui vediamo già dei suggerimenti. Sì, sono due suggerimenti, perché spesso appunto si rischia anche di mangiare meno, no? Invece si può ottenere dei pasti completi anche come piatto unico. Quindi d'estate, per esempio, come questo, come vedete questo piatto, c'è la verdura fresca, che è importante proprio utilizzare la verdura fresca d'estate, perché la cottura della verdura perde molti sali minerali, invece fresca li mantiene completamente. Tonno, quindi la parte proteica abbinata anche a una parte sempre proteica della mozzarella, ovviamente con l'aggiunta del pane, perché sono i carboidrati e sono comunque importanti e non vanno assolutamente tralasciati. Beh, qui vediamo, ecco, invece c'è la classica caprese, un po' in maniera fatta un po' spettacolare, ma insomma se quella è. Sì, anche questo è un piatto che può essere un piatto unico, perché ha una base di verdure, ha una base di proteine come la mozzarella, sempre abbinato al pane o al limite a un piatto di pasta, va bene lo stesso. La cosa importante da dire è che deve essere sempre seguita da frutta. D'estate è fondamentale. Abbiamo però due argomenti chiave dell'estate. C'è chi mangia con il gelato. Il gelato non può sostituire un pasto, lo ricordiamo, non è che a pranzo mangio un bel gelato, sì, però... No, il gelato non sostituisce un pasto, a meno che non sia integrato in un equilibrio giornaliero in maniera perfetta, cioè fatto da professionisti, altrimenti non sostituisce un pasto, perché non contiene tutti i nutrienti, per esempio la fibra, che è la parte più importante, come vedete in questi due piatti, ovviamente in un gelato non c'è. Il gelato ha proteine, ha zuccheri, ma non contiene nessun'altra cosa. Quindi perché non un gelato? Il gelato a pasto no, ma a merenda sì, per esempio. E per quanto riguarda le bibite, acqua, tantissima, litri e litri d'acqua, però c'è anche aranciata, cola, il tè, insomma, sì, buoni però. Allora, questi alimenti non possono sostituire la quantità di acqua che dobbiamo reintegrare durante l'estate, quindi ovviamente se a qualcuno piace una bibita ogni tanto, ok, non è un problema. Però la reintegrazione deve venire completamente dall'acqua, che possa essere gassata o naturale, ma fondamentale è l'acqua, anche 2 litri al giorno per integrare tutta l'acqua che uno con la sudorazione disperde. Bene, e allora noi mangiamo, vi lasciamo, ma torniamo subito perché noi siamo qui a far pausa, ma intanto noi siamo stati e continuiamo ad andare poi ancora nella spiaggia per... Insomma, come posso dire, farvi vivere l'estate dal, sì, vabbè, dal mangiare, ma poi c'è anche il mare, la spiaggia. Torniamo in spiaggia e continuiamo. Amici di Clip Summer, anche per questa puntata è arrivato il momento del gioco. Eh sì, siamo con tantissimi ragazzi, andiamo a presentarli tutti. Abbiamo anche degli stranieri, quindi non so come faremo, ma ci proviamo. Il primo concorrente è lui, già pronto, è bello. Poi spiegheremo che gioco è. Bello, insomma, vabbè, comunque. Nome? Andrea. Andrea, nome più bello del mondo. Nome? Mattia. Daria. Elena. Ludivin. Ludivin. Fabuloso. Serenella. Otello. Asper. Vabbè, voi bambini, no, bambini, only adulti, insomma, di qua, vai. Michel. Michel? Pablo. Pablo, favoloso. Where are you from? Poland. Poland, olè, perfetto. Allora, attenzione, il gioco è molto semplice. Cosa dovremmo fare? Si deve fare 5 giri, ok, su se stesso. Poi devi cercare, con un tiro, di fare gol. Chi fa gol vince la maglietta. Se siete in 4 a fare gol... Facciamo un po' più difficile e vince poi sempre uno, che noi che abbiamo 2000 magliette. Allora, pronto Andrea? Sei pronto? Attenzione! 3, 2, 1, via! Gira veloce, 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 veloce! 2, 3, 4, 5! Eccolo là, bellissimo! Il tiro fuori! Fuori! Niente da fare, avanti, avanti! Riprendiamo il pallone e si riparte! È un momento meraviglioso di pura televisione, attenzione! Il nostro? Mattia. Grande Mattia, lo vedo, non so, vedo proprio un eroe lui. Ce la puoi fare, attenzione! Vai, via! 1, 2, 3,
4 Gianbriaco Fradicio, 5, attenzione, il tiro, gol, rete! Complimenti, veramente bravo. Avanti il prossimo. Attenzione, avanti il prossimo. È una ragazza. Alessandro, ci sei? Fammi così con la telecamera, perché lo vedo, sta già sbarullando. Attenzione, pronta, nome? Daria. Daria, vuoi cambiare? Ti piace Daria? Per il gioco potresti anche cambiare. Una battuta faccio sempre, ma riempi, attenzione. Vai, attenzione. Aspetta, lo metto un po' più avanti perché sennò... Vai, va bene qui, attenzione, via! 1, 2. Aspetta. Così sembra che fai, Anna dai capelli rossi. No, devi fare più veloce, più, capito, più... vabbè, ma te sei embriaca da ieri sera. Vai, attenzione, via, giro! Giro, attenzione, 1, 2, 3, 4, 5. Perché si tiene il reggiseno, che è? Incredibile! Attenzione! Si parte con la prossima concorrente che abbiamo già conosciuto, l'abbiamo ripresa. Attenzione, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, una ballerina lei. 4, 5, attenzione! Palo! Andata bene comunque, dai, poteva andare peggio. Attenzione, prossimo concorrente, next concorrent. Ludovin, vieni Ludovin, vai. Attenzione, French. Yes, I'm French. È French, allez, benissimo. Ribéry and Sarkozy. Attenzione, pronti, via, giro. Turn. 4, 5, vai, go. Buonanotte, arrivederci. Bellissimo, perfetto. Niente da fare, prossimo concorrente. Si va. Morta, non c'è, vabbè, morta, benissimo. Dio, no, perché, attenzione. Alla miseria, vai, via, parti. Mi fa paura, lui ha già vinto per me. Vai, attenzione, 3, 4, 5, basta, va bene, basta. Un fenomeno. Ma non è un giocatore, è un fenomeno. No, bambini, no, solo adulti. Only adult. Italy? Poland. Only adult, adulti, uomini, men, no children, vieni. Lui è, anche se è un children, ma è alto 6 metri e mezzo. Attenzione, vai, gira. Attenzione, 2, 3, 4, 5, loro sono... Oh, basta! Niente da fare. È bellissimo, per ora chi ha fatto gol ricordatevelo voi, perché io non me lo ricorderò mai. Attenzione, siamo pronti? Go! Eccolo qua. Mamma mia, è una cosa, una trottola. Via, go! Quante ne fa? Gol! Mette dentro anche lui. Applauso della spiaggia, un momento meraviglioso. Allora, ci siamo. Chi ha fatto gol? Chi ha fatto gol qua? Gol now, qui. Bene, vieni dai, vieni da... Benissimo. Allora, adesso come posso dire? Vieni. Allora, adesso si fa più difficile. Difficult hard. Hard. Very hard. Difficult maggiore. Vabbè, lo dice dopo, vabbè, capito. Allora, togliamo le ciabatte. Togliamo le ciabatte, poi le ridiamo al signore che gentilmente ce l'ha. Allora, tu cosa dovrai fare? Dovrai fare la paperella. Cioè, dovrai fare così, correre così, se ti prendono vincono la maglietta. Allora, chiunque lo prende vince la maglietta. Se lo prendete tutte e quattro, ne vincete quattro. Ok? Magari poi fate a scambio, dite se mi... Attenzione, vai, attenzione, pronti? Siamo pronti, vai. Sì, mettiamoci più avanti. Perfetto. Parti quando te lo dico io. Però devi fare così, ok? Attenzione, sei pronto? Gira su te stesso, via! 1, 2, 3, 4, parti! Vai! Niente da fare, è arrivato, arriva Azzurra il pallone. Lo riprendiamo, stacchiamo un attimo e poi lo rincogliamo questa parte, perché ovviamente è un punto morto. Ma ripartiamo subito con te. È un momento veramente meraviglioso. Qui abbiamo fatto gente. Alessandro, fai vedere questa... Quanta gente che c'è, ma è così che ci piace. Allora, sei pronto? Grande Andrea, attenzione. Il nostro Andrea fa la paperella del momento. Attenzione, devi cercare concentrazione. Allora, puoi anche fermarti e prendere la mira se ce la fai. Ok, via! Partiamo! 1, Anna dai capelli rossi, va. Vabbè, dai, donna, dai, lo concediamo. Vai, tira, vai, partite!
Attenzione! Per poco. Va bene. Te vai anche un po' più piano, non sei a fare la maratona. Attenzione, si parte! Come! It's very difficult. Maglina costa, ciccio. Vai! Siamo pronti! Vai! Gira! Turn! Che fa? Allora. Bolla! Turn! Lui va in qua, là, tu tiri, se tu pigli tu vinci. È semplice, tradotto, Io lascerei la pubblicità, però non c'è, come si fa? Dimmi. Ok, bravissimo. Ok, lancio, vai! 1, 2, 3, 4, 5, basta! Ma piano, preso! That's incredible! Ha tirato una botta clamorosa. Vai, di qua. Attenzione, perché se non facciamo vincere lui non vado in ferie quest'anno, ho paura. Vai. Attenzione. Abbiamo per ora un vincitore. Very bravo. Aspetta, come ti chiami? What's your name? Matteus. A ricordarseli tutti. Sei pronto? Andrea, sei pronto? 3, 2, 1, go. Vai. 3, 4, 5, basta, vai, eccolo, niente da fa. Mamma mia, manca poco, ci buttavamo fuori. Allora, Matteus, vieni Matteus. Attenzione, aspetta che è tutto live. Attenzione, perché noi abbiamo tutto, ma ce l'abbiamo molto nascosto. Attenzione, più o meno ci siamo, sì, ok. Allora, vince il gioco. Aspetta. Calmi. Alex, mi raccomando, poi fai vedere anche la gente che è importante. Matteus, yes. Tu hai vinto la maglietta. Win the t-shirt. Okay. Attenzione, vince. Lui faceva così. Non so se mi ha mandato a quel paese o a Palaviva. Matteus! Dalla Polonia, giusto? Yes, dalla Polonia. Va bene, allora. A te, Giustina Kowalczyk, c'è, cioè, in Polonia, vedi, sci di fondo. Allora, attenzione, vai, ti metti la maglietta, indossa the t-shirt, metti la t-shirt. Attenzione, guardate che è meravigliosa. Abbiamo un nuovo amici di Clip, Summer, che è amico di Clip con la maglietta, ti sta anche perfetta. Vai più giù, bravo, perfetto, yes, eccolo qua. Allora, visto che ci siamo, visto che sei di Clip, ti faccio lanciare un videoclip. Ok, allora attenzione, anzi lo lanciamo tutti insieme, ma chi se ne frega, te mettiti con loro. Allora, attenzione, dovete lanciare un video che si chiama Cola Song di Inna. Boh, voi lanciatelo. 1, 2, 3, Cola Song, e fa, aspetta, calmo Ale, perché poi c'è da andare a bere e ce la faccio più. Attenzione, un po' d'acqua perché se no muoio. Attenzione al mio 3, Cola Song. You know Cola Song? Sì! Oddio! Vai, attenzione! 3, 2, 1! Cola Song! Aspetta, è stata una cosa oscena, inguardabile. Ma come si fa? La lancia Rihanna, vai! Cola Song! Sì, Cola Song, buonanotte. Cola Song in. Torniamo tra pochissimo, vado a bere qualcosa d'acqua se non muoio. Business.